dal Mario Tedesco di Praia a Mare per la quarta giornata del campionato di promozione Girone A. Questa giornata si affrontano i padroni di casa DGS Praia Tortora e Atletico Maida. Fischio di inizio, la battuta dell'Atletico Maida, Gallo anticipato va giù, non c'è fallo, poi la riconquista Petrone. Petrone entra in area con una bella finta sul cross, poi la ribattuta di Baratta. Trovati in controtempo gli avversari. Battuto corto per Faviere, ancora Gallo. Poi trova la posizione, c'è De Rosa, il gol! E la sblocca al 39esimo. E la DGS Praia Tortora con De Rosa, fattosi trovare puntuale sul traversone, bello tagliato di Gallo sul calcio d'angolo. Messa giù dietro per Vadovanovic, dentro dove c'è Favieri, deve girarsi Favieri, poi trova l'appoggio per Poli. Poli deve cercare lo spazio per il tiro, non lo trova, appoggia su Petrone, ancora Petrone, poi va giù. Capuano ci prova dalla distanza, ma senza grande convinzione, e finisce qui la prima frazione di gioco 1-0 per la DGS Praia Tortora, che l'ha sbloccata al 29esimo grazie al gol di De Rosa. Tutto pronto per il secondo tempo tra DGS Praia Tortora e Atletico Maida. Tropea, Scalese viene giudicato in posizione regolare, Trozzo non ci arriva, ancora Scalese che evita l'altro avversario, Scalese, Marino! Si fa trovare pronto su questa conclusione, ma che rischio per la DGS Praia Tortora al quarto minuto. Poi la recupera Petrone, d'esterno per Poli. Poli deve trovare lo spazio per il tiro, lo effettua! E c'è anche da quest'altra parte un'altra prodezza, questa volta di Baratta, ad evitare il raddoppio della DGS Praia Tortora. Se abbiamo avuto una prima frazione di gioco avara di occasioni. Il pressing di Petrone, prova ad arrivarci Gallo che supera l'avversario, poi il tiro e il gol, il raddoppio al nono minuto di Gallo. Corto per Gallo, poi ancora Petrone, ha spazio per entrare in area, ancora Petrone, potrebbe andare al tiro, lo effettua e trova anche l'angolino, il sigillo del capitano per il 3-0 per la DGS Praia Tortora al 14esimo minuto. Capuano. Ora le squadre sono anche un po' lunghe, può allungare Poli, ancora Poli per Favieri, Favieri in area, tre, tiro di Favieri e arriva anche il suo sigillo per il 4-0. Al 21esimo si fa pesante ora il punteggio per l'Atletico Maida. Ecco il tiro diretto sulla traversa. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento a tutti su Rete 3 DGS. Angelo Petrone, capitano della DGS Praia Tortora, anche oggi il suo sigillo, ma il primo tempo ci è parso un po' in difficoltà, sembrava che l'Atletico Maida avesse trovato le misure, poi un secondo tempo totalmente diverso. Sì, il primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, siamo partiti un po' contratti, però sapevamo di avere qualcosa in più, siamo stati tranquilli e poi nel secondo tempo abbiamo, diciamo così, preso il largo. Siamo stati bravi ad avere pazienza, a far girare la palla, poi alla fine il risultato parla chiaro, abbiamo vinto e va bene così. Il proseguo del campionato vi vede attardati per il pareggio con la Mantea.
però ancora c'è tanto da lavorare sotto questo punto di vista. Assolutamente, dobbiamo lavorare tanto durante la settimana, anche perché siamo solo alla quarta partita, ancora non abbiamo fatto nulla, quindi testa bassa, ci stiamo divertendo, andiamo in campo così come stiamo facendo, concentrati, determinati, e poi i risultati arriveranno da sé. Mister Alessandro, a volte le partite sono fatte da episodi. Il primo tempo l'Atletico Maidar è riuscito ad imbrigliare bene il gioco della DGS Praia Tortora, poi la disattenzione sul calcio d'angolo e nella ripresa la grandissima occasione per poter pareggiare. Il 2-0, poi dopo non c'è stata più partita. Ha detto quasi tutto lei. In effetti noi abbiamo fatto un primo tempo con grande ordine, grande applicazione. Abbiamo preso un gol evitabilissimo, non so se ci fosse fuori gioco o meno, ma in ogni caso un gol. Forse delle situazioni del primo tempo era quella più facilmente gestibile. Siamo stati un po' ingenui, indipendentemente se ci fosse o meno il fuorigioco. Secondo tempo, dal mio punto di vista, abbiamo cominciato bene, abbiamo avuto subito l'occasione per poter raddrizzare la partita. Poi abbiamo pagato l'ennesimo infortunio che in questo inizio di campionato purtroppo non ci vede molto fortunati, perché già eravamo senza 5 titolari, abbiamo perso Grande dopo 10 minuti. La nostra è una rosa sicuramente, dal mio punto di vista, in grado di poter affrontare questo campionato, ma 6-7 titolari è difficile da poterli concedere. C'è il rammarico da parte mia, perché credo che il risultato sia un po' esagerato e soprattutto i 4 gol, tutte e 4, siano degli episodi che potevano essere sicuramente gestiti molto meglio da parte nostra, con maggiore attenzione e quel pizzico di cattiveria agonistica consentita che invece non abbiamo avuto. E in questo campionato bisogna metterci anche quello, oltre all'organizzazione, oltre ai qualità, bisogna lottare centimetro su centimetro, perché sennò poi, quando trovi squadre come questa che tecnicamente, da un punto di vista dell'organizzazione, sono sicuramente forti, poi le paghi.